Perché io quello che ho visto qua, poi correggetemi se sbaglio, al di là del caso specifico, è che comunque voi siete stati trattati con il modo di dire, vabbè, andiamo in avanti, troviamone uno e buttiamo avanti, come si dice a Napoli, buttiamo in avanti la questione, poi un modo più avanti si troverà, tanto se non va bene poi se la vede un altro più avanti. Noi dobbiamo risolverla una volta e per tutta la storia qua, in modo tale da reindustrializzare seriamente. Per quanto riguarda lo stabilimento Brutech, non so se lei sa tutta la storia, nel 2014 Fiat è andata via e ha ceduto lo stabilimento a Brutech con un prezzo simbolico di un euro, con l'impegno di trovare l'occupazione dei 700 lavoratori X Fiat e dei 300 lavoratori dell'indotto. Perché non deve passare il messaggio che siccome c'è qualche imprenditore che sta facendo il furbo con i soldi degli italiani, noi abbandoniamo gli operai. Questi sono lavoratori che sono stati presi in giro tante volte dai governi, e quando poi i governi non si sono saputi far rispettare, facendosi prendere in giro dalla proprietà, loro sono rimasti nel tritacarne, tra l'incudine e il martello. Io sono venuto a dire a queste persone che gli staremo sempre vicino. Adesso c'è un momento nel quale o la Brutech rispetta gli impegni oppure lo Stato si farà rispettare. Ma una cosa è certa, queste persone non saranno abbandonate, saranno sempre sostenute, e io sono venuto qui per parlare con loro, anche uno ad uno, e raccontargli che cosa stiamo facendo, ma soprattutto il fatto che avranno sempre un governo amico dalla loro parte. La Fiat qua si è insediata nel 1970, nel 2014 ha preso questa azienda che lavorava per lei e continua a lavorare per lei e l'ha portata qua, con la complicità del governo precedente. Oggi noi siamo davanti a un fatto, che il 31 dicembre scadono gli ammortizzatori sociali per i 700 e scadono gli ammortizzatori sociali per l'area di crisi complessa i 300 lavoratori dell'indotto. Io sono fiducioso, ce la possiamo fare, e la mia presenza qui stasera per prendere un impegno tutti quanti insieme, come forze politiche, come governo, con voi, e fare un fronte comune per arrivare all'obiettivo, che è rimettere a lavorare tutti nelle migliori condizioni possibili.